Tutti e a tutte, questo è Cinemiamo. Qui con me per la puntata di oggi ho un'amica, collega, attrice, cantante, anche se lei tende un po' a nasconderla questa cosa, Neva Leoni. Ciao Neva, grazie di Ciao, essere qui. prego. Attore comico Claudio Colica, potremmo Salve. dire anche content creator o una Content cosa... creator, Ok, certo. va Puoi dire quello bene. che vuoi. E ultimo, ma non ultimo, un aiuto regista Uff. eccezionale, musicista, neo papà, neo Uff. sposato, neo tutto, Filantropo playboy, esatto. Matteo Iacobis. Ciao a tutti, ciao. Allora, ragazzi, io, come vi dicevo prima, sono troppo in ansia per questa puntata, infatti sono tutta rossa, perché di che cosa parleremo? Parleremo della saga delle saghe. E fin qua, tutto. Allora, Matteo, intanto, diciamo già c'è L'ombelico. No. un'opinione al riguardo, guardalo, sta per esplodere. No, allora, mettiamo le Che cose in palo, chiaro. parlerà tantissimo. No, no, non è vero, non è vero, no, non ne so Matteo è molto. stato invitato qui con uno scopo ben preciso, che è quello di fare da scudo umano a me, qualora Claudio e Neva mi saltassero addosso, perché io dico qualche Certo. castroneria No, al no, vabbè, ma le riguardo. castronerie si possono dire. Hai sbagliato completamente perché purtroppo per te, Matteo, è una enciclopedia Lui è il umana, peggio. è una delle persone più irritanti del mondo Non in è questo vero, senso, non è perché è uno di quei assolutamente nerd che ti dice, veramente in realtà sarebbe... No, no, no. Fortunatamente non parliamo del Signore degli Anelli, Esatto, no, quindi... sennò Sì. sarebbe veramente. Ma scusate, quindi tra voi tre chi è quello che ne sa di più su Star Wars? Forse Claudio. Claudio. Claudio Mi probabilmente. arrogo il diritto di dire io. Su questo c'è l'unanimità. Va bene. Allora, quindi io ero un po' indecisa su come affrontare la questione. Diciamo che ho ridotto il campo ai soli film, perché poi ci sarebbero Perfetto. anche i cartoni, le Lo serie so, Claudio, TV. stiamo Vabbè. dicendo soltanto le cose a Ragazzi, metà. Lo so. ma abbiamo solo un'ora di I fumetti, i Siamo... libri. Parliamo del Signore degli Anelli, parliamo solo dell'appendice, No. allora. No. Allora, già partiamo da un Sto punto. sudando. Che poi, tra l'altro, te poi devi tornare a casa dal tuo compagno, che anche lui è un fan di Star Sì, Wars. esatto. Impressionante. Quindi tu comunque non avrai pace al riguardo. Come, No. tu li hai visti comunque tutti? Allora, io non avevo visto nulla finché non mi sono fidanzata con lui, che mi ha letteralmente costretto a guardarli, perché all'inizio non volevo, perché poi lui mi ha fatto iniziare da quelli vecchi. E quindi sono un po' più difficili Sì, sì, da sì. fruire. Però devo dire, alla fine me li sono visti tutti anche più di una volta. È stato un atto di violenza. Sì, beh, te l'aveva appena detto, io non volevo, ma lui ha insistito. Però ora sono molto felice di averli visti, Vabbè, ma perché certo. comunque ci sono un sacco di riferimenti cinematografici a Star Ma Wars. Certo, certo. sì, Per quello dicevo la assolutamente. saga delle saghe. In cosa non eri d'accordo? No, 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 sono d'accordo. Cinematograficamente parlando, sicuramente è importante tanto quanto la storia del cinema, cioè proprio è fondamentale. Comunque io ho deciso di iniziare dai primi tre che sono stati fatti, quindi Quindi la 5, 6. trilogia originaria. 4, 5, 4, 5, 4, 5, 6. 6. 4, 5, 6, esatto, perché poi questa roba Sì. ti scrocci così. Facciamo vedere con la regia le locandine, quindi parliamo di Star Wars, Una nuova speranza, L'impero colpisce ancora, Il ritorno dello Jedi. Intanto, tra questi qual è il vostro preferito? L'impero colpisce ancora. Che è il secondo. Secondo. Sai che non lo so. Perché, Claudio? Perché succedono un sacco di cose, c'è quel plot twist che, vabbè, che ormai è il segreto di Sì, Pulcinella, beh. però ci sono persone che stupirebbe quante persone non lo sanno. Che non hanno mai sentito la frase nemmeno una volta per No, no, sbaglio? la frase sì, però magari non collegano le cose. E poi c'è la presentazione di tanti personaggi importanti, c'è si va a fondo nel discorso di essere Jedi, nel discorso di forza. Beh, sì, forse è vero, forse... Non lo so, io sono tra il secondo e il terzo in questo senso, che sarebbero il quinto e il sesto. Casino. Perché è vero quello che dice Claudio, però a me piace anche la risoluzione di alcune cosette nel terzo film, che comunque presentano anche un aspetto un po' più maturo della saga. Però è vero che nel secondo succedono tantissime cose molto,
Ma se belle da vedere. Se doveste iniziare una persona a Star Wars, da quali film, da quale trilogia comincereste? Da questa? Io in genere gli dico: tappati un po' il naso per quanto riguarda il livello di vecchiaia della pellicola. Certo. Diciamo, lo Scalino Grosso è effettivamente forse episodio 4. Perché è molto immaturo sia a livello di narrazione sia a livello di effetti speciali, chiaramente, perché parliamo di fine anni 60, se non sbaglio. Quindi quello che dico sempre è: resisti quel film e fidati che dopo andrà liscio. Esatto. Ci sono varie scuole di pensiero riguardo, c'è chi decide di andare a cronologia delle uscite e quindi, come dice lui, partendo dall'originale per andare avanti poi con i prequel e i sequel per chi li riconosce, che anche lì c'è tutta un'altra discussione, e chi invece va in ordine cronologico, quindi dal primo episodio in poi, quindi partendo dai prequel. E, secondo me i prequel sono più facili da cioè, se tu vuoi far entrare qualcuno nel mondo di Star Wars è molto più facile, se non sa niente, farlo partire da cose un po' più recenti, secondo me. Sì, anche secondo se me. Se è qualcuno che invece è onestamente interessato e non devi tipo costringerlo per cercare di acchiapparlo nella saga, come ha fatto il mio compagno con me. Allora, a quel punto forse è meglio, come dice Claudio, partire dagli originali. Secondo me è sempre meglio l'ordine di produzione, cioè l'ordine di uscita. Beh, più che altro perché in questo caso c'è il colpo di scena che se parti dai prequel perdi completamente. Parte quello, ma seppure c'è la cosa bella di episodio 1, la prima volta che lo vai a vedere, è Qui-Gon Jinn che dice: calma, mio padawan Obi-Wan, non mi ricordo. E tu dici: cazzo, quello è Obi-Wan Kenobi! Cioè, dici, ah, è fighissimo che vedi Ewan McGregor che fa quel vecchio maledetto di Twin, padre Pio. Non puoi dire così! Non puoi dire così! È morto ormai! Ma non si può! Ci vuole rispetto! Altro film che è un po' a sé stante, perché non fa parte di nessuna trilogia, che secondo me è molto bello, è Rogue One invece. Rogue One si collega però perfettamente all'interno delle saghe, no? A voi è piaciuto? A me è piaciuto moltissimo. Sicuramente si vede una regia molto diversa rispetto anche appunto ai primi sei, diciamo così. E secondo me è quello un po' più dark, dai toni un po' più scuri, è proprio... È molto più maturo, non è una storia per bambini, non è assolutamente una storia per bambini, questo per dire Andor, però no, insomma... Beh, anche Andor, anche però Andor... stiamo parlando solo dei film e non delle film. Serie, per cui va bene, okay. Però effettivamente alla fine, è quel senso fine, lì. Se ci avanza un po' di tempo, diremo qualcosa prima. Una trasmissione munca, possiamo dire. No, in generale, sì, Rogue One secondo me è il risultato del fatto che questa saga è cresciuta con il suo pubblico in qualche maniera, almeno nella fase più dai prequel in poi, per cui siamo passati da una roba che può essere più anche per ragazzi ad arrivare poi ad una roba per persone che hanno 30 anni e stanno lì a controllare i dettagli in maniera maniacale come voi, come noi. Quindi Rogue One era il perfetto prodotto per unire l'idea che abbiamo di Star Wars per come viene dai prequel a quello che poi vogliono fare loro, che è espandere l'universo appunto a anche un pubblico più adulto. Posso dire una cosa, tra l'altro? Secondo me, in un certo qual modo, Rogue One è stato quello che ha funzionato peggio a livello di franchise, nel senso che non ci sono tanti gadget, tanta roba che è stata prodotta da Rogue One, e forse è proprio questo, in un certo qual modo, l'esempio di tipo di maturità che ha raggiunto quel tipo di regia, di narrativa all'interno di Star Wars. Cioè, secondo me è quello che ha fatto un pochino la differenza. Ha cambiato un pochino tutto quanto, e poi sono dovuti ritornare in un certo qual modo ai sequel, che invece hanno creato le varie macchiette i vari droidi a palla, i pinguini carini. I pinguini. Non è assolutamente quello il problema dei sequel. No, però nel senso, l'elemento più divertente, cioè la linea comica, ce l'aveva il droide imperiale.
Aspetta, andiamo per ordine. Ok, va bene. Allora, la sì. Nuova vecchia trilogia, perché non è più nuova, era composta da Star Wars La minaccia fantasma, Star Wars L'attacco dei cloni e poi Star Wars La vendetta dei Sith. Poi dopo abbiamo l'ultima trilogia, che è quella più recente, che è quella di cui stavi parlando tu. Certo. Dove abbiamo Star Wars Il risveglio della forza, Star Wars Gli ultimi Jedi e Star Wars L'ascesa di Skywalker. Questa invece è stata molto criticata dai più fedeli. Voi però, che ne pensate? Ti posso dire, anche la trilogia prequel, quando uscì, fu criticata su criticata. Ah. Tutti gli attori criticati, massacrati. Tutti i film sono uno schifo, non hanno ragione di esistere, non hanno senso. Adesso ti fanno ricomparire Hayden Christensen in una serie. Oh, Dio! Lacrime, cose. Ora, non voglio paragonare la trilogia sequel con quella prequel, però forse ha bisogno del suo tempo. Per me la trilogia prequel è la migliore di tutti. Qui faccio anche un po' il profano. Ah, meglio anche della originale. Per me è la migliore. Cioè, la giusta combinazione tra film guardabile e non i combattimenti così, della trilogia originale. E anche una storia comunque degna e tutto quanto. Va detto che in generale il fandom di Star Wars è uno dei fandom più tossici della storia del mondo nerd. Questa è una cosa oggettiva che si sa, perché sono persone estremamente legate in modo anche abbastanza forse malato a questo tipo di prodotti e non accettano niente che va a deviare un minimo dalla loro aspettativa. E questo è stato il motivo per cui i prequel non sono piaciuti assolutamente quando sono usciti ed è il motivo per cui non sono piaciuti i sequel. E secondo me è anche il motivo per cui i sequel poi non sono oggettivamente andati bene, perché secondo me a un certo punto hanno fatto, non a livello... Non a livello di incasso, per carità, dico non vanno bene perché secondo me è piuttosto evidente che quando hanno fatto il primo hanno ricevuto una serie di commenti e di backlash sui vari social dai vari fan e il secondo hanno cercato di rattoppare della roba cancellando una linea che secondo me loro avevano già deciso, cambiando il ruolo di alcuni personaggi che secondo me loro avevano già impostato per cercare di fare in modo che piacesse a quei fan che avevano criticato. Quindi hanno preso un'idea, l'hanno scartata, hanno provato a rifarne un'altra, l'hanno riscartata e hanno fatto tre film che fondamentalmente secondo me hanno poca anima perché sono legati tra di loro in una maniera molto flebile. Per esempio io da profana li ho apprezzati, a me sono piaciuti. Infatti sì, ma non è che non sì. Che in realtà chi ha approcciato a Star Wars adesso ha apprezzato quei film perché li vede senza tutto quel background che ti sei fatto in 30 anni e tutto quanto. Però quello che dice lei per me è vero, cioè a me io devo fare, boh, provoco, secondo me come film visti da soli sono bei film tutti e tre. Anche il problema due. È che non sono una trilogia, ma tu il 2 è il migliore. No, il 2 è il migliore. Zero. Sono proprio non comunicano tra di loro, cioè non è una trilogia, sono tre film singoli apprezzabili. Non proprio non parlano. Ma perché, non fa così. Perché per quello hanno cercato di hanno inserito il personaggio di Finn, che era il personaggio di uno Stormtrooper che si unisce alla Resistenza. L'hanno inserito, è andato molto bene per alcuni, ma buona parte purtroppo del fandom di Star Wars hanno deciso che non lo volevano vedere, hanno visto questa possibile storia tra lui e la protagonista, molte persone hanno detto no, assolutamente no, e quindi nel secondo film lui l'hanno preso da che doveva essere, era come stato messo come uno che era fondamentale per la crescita del personaggio di lei. Nel secondo film lui scompare, gli danno una side quest completamente inutile per mandare avanti lei con l'altro personaggio con cui avevano visto che invece al pubblico piaceva che ci fosse questa cosa, che era Kylo Ren. Adam Driver. E questa cosa, otto fiera di te. E questa cosa è per uno che ha visto il primo film, non parlo da fan dell'intera saga o super mega fan, parlo proprio di coerenza. Tu mi hai presentato dei personaggi, mi hai presentato tre personaggi nello specifico, lei, Poe Dameron e Finn.
e poi me li hai separati facendo fare a ognuno delle cosette così, i due che hai presentato come quelli che sarebbero stati il Luke e l'Han de Rey, li hai mandati in giro e lei l'hai concentrata soltanto su Kylo Ren. Quindi che cosa mi è servito il primo film? A presentarmi lei e lui? Perché poi gli altri due personaggi non me li hai sfruttati per niente. Ma secondo me la cosa che si è sentita di più purtroppo è stata la mancanza proprio di George Lucas. Cioè... Ah, perché non c'era la sua presenza... È venduto. Ah, perché ha venduto alla Disney poi. Okay. La Lucasfilm è stata integrata e lui nei film non ha avuto questo grande... Pure da Disney. Sì, certo. Però... Ma invece Han Solo, che è l'altro film spurio... Solo a me non mi è dispiaciuto. Al secondo rewatch, perché al primo siamo usciti tutti con i capelli dritti. No, diciamo che... è la storia del fatto che lui è riuscito, non mi ricordo com'era, la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. E anche quando conosce Chewbacca, no? Si vede. Esatto. Sì, è un prequel della diciamo storia. Che ci fa vedere alcune cose molto importanti di Han Solo. Secondo me questo ne vale. A me sinceramente non è piaciuto il casting. Sì, a nessuno. Cioè lui. Lui. Realtà, lui. Sì. È lui il casting. Sì, il problema è che lui non era particolarmente... bravo. No, ma non è che non era particolarmente... Non era molto Han Solo, esatto. Aveva più o meno la stessa età di Una Nuova Speranza e non c'entrava niente. Cioè non riuscivo proprio a vedere questo come Han Solo, esatto. Non ci riuscivo. Per quante espressioni potesse imitare, non riuscivo a vedere Solo. Ah, ok. Vabbè, a me lui personalmente Harrison Ford da giovane. Harrison Ford da giovane. Era proprio... Cioè, iconico. Un'altra persona, non so come dire. Non è che mi hai preso un personaggio secondario, sai, che si vede in un film, ma hai fatto un recasting, va bene. Cioè, mi hai preso proprio Han Solo, che è il personaggio forse più amato di tutta la saga, e mi hai messo sto pischelletto belloccio giovane così, con questi occhi così. Avrebbero dovuto prendere qualcuno che assomigliava di più a sì. Oppure non fare proprio il film. Cioè. No, magari prendere qualcuno che secondo me era più capace di imitare alcune cose, ma meno... fisicamente simile, avrei anche a me questa no, cosa di prendere qualcuno no, no serve, perché me secondo me devi essere più fisicamente simile. Secondo me lui non è che non era fisicamente simile, ma secondo me è che lui non era abbastanza bravo per essere Harrison Ford. Io non ti parlo del giudizio tecnico, cioè tu devi immaginare che poi questo film è stato doppiato in 27 io lingue. Io l'ho visto in originale. Appunto, però appunto soltanto tu sei riuscito a percepire questa cosa. Io che l'ho visto in italiano, ad esempio, ho avuto il problema che cioè non riuscivo, come Claudio, non riuscivo a vedere... Ma sì, ma già dalle locandine. Esatto, non riuscivo proprio a vedere Harrison Ford. Ma invece Emilia Clarke vi è piaciuta? Vabbè, Emilia Clarke... sì, è un personaggio nuovo, originale. Vabbè, quindi c'è... Beh, però per esempio Lando Calrissian, però in quel film è pazzesco. Sì. Però è lui? No. Ah no, è Donald Glover. Allora, ragazzi... Però Lando è molto più secondario rispetto a Han. Sì, è vero. Anche l'attore però... di Lando non è così iconico come Harrison Ford. Vabbè, certo, questo è vero. Quindi va bene comunque. Poi Donald Glover, ok. Sì, è un grande Donald Glover. Io adesso vorrei farvi vedere qualche curiosità che sicuramente già saprete, ma forse no, su Star Wars Una Nuova Speranza. Ci vediamo la clip. Sapete poi... che Luke è il figlio di Darth Vader? No. Ce la commentiamo insieme. Allora, datemi un minimo di soddisfazione, ditemi che almeno una cosa non la sapevate. No, è vero. No, è vero. Quella cosa dell'inflazione in America non la sapevo, ad esempio. No, e comunque cioè, il suo gruppetto di amici erano tipo Scorsese, sì, sì. Spielberg, quattro... Coppola. Quattro gatti. Sì. Vabbè, però gli hanno detto tutti di no. Sì, no, ma certo, appunto. Ma infatti è stato un punto di svolta per il genere, proprio a livello... Di storia del cinema, sì, sì, ma sì. Nessuno mai pensava che sarebbe stato il grande successo che poi è stato, invece. Ma la conoscete la scommessa tra Lucas e Spielberg sull'uscita del primo film? No. Tu la sai? No. Che praticamente Lucas, depresso durante le riprese del film, nessuno credeva in lui, non ci credeva nemmeno più lui, è andato a trovare Spielberg sul set di Incontri ravvicinati del terzo tipo
E lui ha detto a Spielberg: no, il tuo film sarà un successo. E ha detto: facciamo una cosa, io ti do il 2,5% degli incassi di Star Wars se tu mi dai il 2,5% di quelli del tuo film. E quindi si sono scambiati gli incassi. Cioè, il film di Spielberg è comunque andato benissimo. Beh, però comunque non era, non ai livelli di Star Wars. Quindi no, lo sapevo. Pazzesca questa cosa. Ma invece per quanto riguarda gli effetti speciali, loro come facevano? Con delle miniature praticamente. C'era la Stan Winston Industrial Light Magic. Industrial Light Magic, che al momento è tipo la società di effetti speciali con più brevetti al mondo. E comunque, okay, i primi erano miniature, erano tutti... Erano tutti veri. Erano tutti fatti così, infatti. Sì, tutte miniature. Sì, era tutto quello che vedi in qualche modo doveva esistere, non poteva essere un programma di poi computer. Hanno fatto le versioni restaurate anche dei vecchi film, dove hanno aggiunto CGI a manetta. Sì, gli è presa proprio, gli è partita la mano, hanno cominciato Ma a... secondo voi perché quando è uscito ha segnato una rivoluzione, un punto di svolta del genere, ma anche nella storia del cinema? Cioè, cosa aveva di diverso rispetto ad altri film? Secondo me la cosa geniale di Star Wars è che è un fantasy. Cioè, non è un film di fantascienza. È un fantasy dove al posto del cavaliere con la spada hai messo il cavaliere Jedi con la spada laser, al posto degli orchi hai messo il Stormtrooper, al posto del signore oscuro hai messo l'imperatore. Cioè, c'ha tutti gli elementi del fantasy più classico, lo stregone, Obi-Wan. Quindi è geniale a suo modo, perché hai preso un fantasy, hai messo gli elementi spaziali degli anni, di quegli anni lì. Secondo me è tutto lì, al posto della magia, della forza. Sì, sì, no, sicuramente. Cioè, hai creato qualcosa di innovativo, però senza togliere al pubblico le cose che un po' si aspetta da un film di quel tipo, ma impacchettandogli in una maniera completamente nuova. E poi sicuramente questo nel primo, però poi la saga ha continuato con dei twist che hanno fatto la storia, con delle scelte inaspettate sicuramente, con questi personaggi che sono diventati sempre più familiari e cui il pubblico ha voluto sempre più bene, e alla fine da lì è nato un fenomeno che nessuno si aspettava, loro no, per primi. Infatti. Ragazzi, allora noi ci interrompiamo un attimo per la pubblicità e torniamo tra poco. Eccoci qui tornati, io ho detto una cosa durante la pubblicità che non ridirò e sono stata insultata già. Allora, adesso prendendoci... Ha dato un'unica opinione. Esatto. L'unica opinione che ho dato era sbagliata. Ma tanto non ci sono opinioni giuste, non ci sono opinioni sbagliate. Beh, quella comunque... però è quella su cui vanno d'accordo tutti. Esatto. Ok, sì, no, forse quella è particolarmente sbagliata, però in generale Star Wars è fatto da una... Ha detto che Mandalorian era merda. No, non ha detto così. Ha detto non succede niente. Non succedono tante cose. Comunque, in generale, dare un'opinione su Star Wars è molto rischioso, perché appunto è un fandom molto appassionato e leggermente tossico, per cui quando dai un'opinione preparati ad avere un sacco di insulti. Allora, ma io adesso vorrei prendermi una pausa da Star Wars e parlare un po' di te, Neva. Oddio, perché? Che palle! Ma poi parleremo anche di te, Claudio. Potete cambiare di Matteo, canale. Di tutti. No. Ah, sono io, sono allora, secondo me, Neva, tu sei... Io combatto molto sull'idea che i giovani spesso si creino delle aspettative per cui se non riescono ad entrare in determinate accademie o scuole di recitazione non riusciranno mai a recitare nella vita. Mm. E secondo me non corrisponde al vero. E tu secondo me sei un perfetto esempio di questo, perché hai fatto i provini per il Centro Sperimentale di Cinematografia, sei arrivata alla fase propedeutica, che sì, era l'ultima, non sei entrata. Tra l'altro poi... è devastante il modo in cui gestiscono gli ingressi al Centro Sperimentale, perché non ci sono esami. Tu a un certo punto sei lì e stai facendo lezione come se, e un giorno ti dicono: ah, comunque no, tu no. Ma non sai perché, non sai cosa è successo nel frattempo, quindi tu stai lì e dici: ah, ok, e basta, questa è stata la mia esperienza con il centro sperimentale. Però poi la realtà è che tu dall'anno dopo, se non sbaglio, sei esplosa, perché hai preso un ruolo importantissimo in Che Dio ci aiuti, e da lì la tua carriera è partita, quindi secondo me è importante dirlo ai ragazzi, cioè non vi uccidete se non entrate nelle scuole. No, assolutamente. Io penso una cosa, le scuole sono
uno straordinario strumento, perché ti dà veramente una serie di concetti che, se tu non li hai quando vieni buttato su un set, perché non è che quando vai a lavorare c'è qualcuno che ti tiene per mano, ti spiega le cose, ti lanciano e vai. E quindi, se tu hai fatto le scuole o dei corsi specializzati o cose del genere, tu hai degli strumenti che una persona che non avendo fatto questo percorso non può avere. Quindi molte persone che escono dall'accademia entrano su un set molto più preparate di come ci sono entrata io, sicuramente. Non è l'unica via, non è l'unica maniera. Esistono anche altre scuole. Esistono insomma. Altre scuole, esistono tante maniere. C'è anche il modo di fare. Io più o meno tutto quello che so me l'hanno insegnato i macchinisti, perché mi prendevano in simpatia e quindi mi insegnavano tipo: deficiente, la luce sta là. Ok, grazie signore, bene. E quindi in qualche modo, lavorando, impari, perché se sei una persona che si fa facilmente le amicizie, in qualche maniera qualcuno cerca di aiutarti quando ti vedono in difficoltà. Ma quello vale per tutti, però, secondo sì, in generale. Me. Cioè, le cose che impari sul set è difficile che te le insegnino fuori. No, quelle più è tutto, tecniche, sì, almeno. Esatto. È tutto una questione di osservare, di mettersi un attimo con il mindset che io non so, quindi devo imparare. Rispetto sempre in assoluto per tutte le figure del set, perché tutte le figure del set sanno qualcosa che tu non sai, e quindi se non hai fatto scuole specialmente ti conviene stare al tuo posto e imparare e ascoltare tutti. Ascoltare. Ascolta, faccio un breve excursus del tuo portfolio. Oh, santo cielo, mami, perché? Perché sì, perché è giusto, hai fatto un sacco di cose belle. Allora, dopo che Dio ci aiuti, hai fatto Tutta colpa di Freud con Genovese, Smetto quando voglio, poi Non c'è campo di Moccia, Cuori di Riccardo Donna, sei la seconda stagione, tra sì. l'altro, Il paradiso delle signore, dove ci siamo conosciute, Il Patriarca di Claudio Amendola, Miami Beach di Vanzina. Qual è tra tutti questi il personaggio a cui ti senti più legata? Ah, è difficile, perché poi sono cose che, avendo fatto in diversi momenti della mia vita, sono sempre legati a qualcosa di specifico che stavo vivendo in quel momento lì. Quindi, ovviamente Tina Amato è un personaggio che mi somiglia molto, su cui ho lavorato anche per tanto tempo, avendo noi avuto una quantità incredibile di puntate da girare, quindi abbiamo avuto anche modo di studiarci i nostri personaggi in una maniera che solitamente in televisione magari non è così scontata. E, il mio ruolo nel Patriarca, interpreto Lara, che ancora bisogna far vedere al mondo, perché ancora non è uscito, ma anche lì ho messo molte cose che non avevo potuto mettere in altri personaggi, perché era un altro genere. È difficile, è molto complicato, perché sono tutte parti diverse di me, sono tutte esperienze veramente fighe che ho avuto l'opportunità di fare. E quindi è un po' una domanda impossibile. Va bene, no, certo, mi accontento. Certo che è uscito il Patriarca. Ah, non abbiamo l'hanno la cosa... visto tutti. Cosa? L'avete uscito? Visto? No, è che sta facendo lo scemo, perché hai detto non diamo... Non sappiamo quando va in onda, e quindi non diamo riferimenti temporali, e quindi è un pirro. Allora, ma ascolta, cosa diresti tu alla Neva, piccola attrice che si approccia a questo mestiere? Che credici, sai ora? Chiara. Pensati libera. Esatto. Sei una brutta persona. Non avrebbe mai iniziato se avesse conosciuto te, Claudio. Io, tra l'altro, quando ho cominciato, stavo girando, o avevo appena finito, forse, che Dio... Sì, avevo stavo girando, che Dio ci vedi, che era il mio primo ruolo grande, ed ero terrorizzata, ed era estremamente eccitante, fichissimo, e avevo da poco conosciuto lui nel frattempo, quindi comunque bene o male, quando io ho cominciato, ho effettivamente conosciuto lui. Vedi, e quindi non hai smesso nonostante alla fine questo. Non ho smesso nonostante tutto. Pensa a te. Va bene, allora ragazzi, torniamo a Star Wars, che vi vedo frementi. Allora, ci vediamo una breve clip sul secondo film, che è L'impero colpisce ancora, e poi la commentiamo insieme.
Allora, qui Matteo intanto ha detto che Shining, quanto ci hanno messo a tipo girarlo? 2 anni, se non sbaglio, ha avuto un tempo di lavorazione di 2 anni. Vabbè. Beh, sì, se fai ogni volta 127 take, esatto, può essere che sia lunga. Oh, dillo più ad alta voce, Claudio. Molte di queste curiosità non le sapevo. Vero, vero. Questo mi rende molto fiera. Ma invece, qual è il vostro personaggio preferito? In generale. Obi-Wan Kenobi. Sì, però... Dei buoni. Esatto. Cattivi Darth Maul. Esatto. Ok. Io devo dire che... Darth Maul però... è quello rosso, vero? Sì, sì. Tu però hai visto solo i film, quindi... Ti stavi chiedendo perché? No, qualche cartone me l'ha fatto Anakin, vedere, scusate. Alessio. Sì, Anakin, è il vero eroe di tutta questa faccenda. Ma Anakin piccolo? No, o... no, Anakin Skywalker, piccolo, tutto grande, Anakin. Tutto. L'eroe è Obi-Wan. No, no, allora, si è visto morire tutti e non è mai finito nel lato. Sì, quello sì. Il cammino dell'eroe è vero, però c'è la... Grazie, il cammino dell'eroe. Ma come si chiama? Io sto dicendo chi è il vero eroe, secondo me, cioè eroe inteso come puro. Secondo me è Obi-Wan. Vabbè, no, sì, no, io ho detto chi è il tuo preferito, non chi è il vero eroe. No, infatti, no, per me è Anakin. Tu, Neva? Allora, io il mio personaggio preferito in assoluto non compare mai nei film. È una cosa solo delle serie ed è il Capitano Rex. In realtà compare. Non è ufficiale. Sì, sì, hanno quando pensa al Capitano Rex, non pensa è ufficiale. Infatti, secondo me no. Sì. Ma invece dei film, che compare nei film? Sì, esatto. Dei film probabilmente sarei anch'io su Obi-Wan. Ma è vero che a nessuno piace Luke Skywalker? No, no, non è vero che a nessuno piace Luke Skywalker. Un po' Cristo in balia degli eventi, ragazzi. Cioè, sì, lui è come Superman, esatto. È troppo perfettino. Sì, un pochettino quella roba. Ma poi soprattutto perché nessuno ha nominato Natalie Portman? Perché è stato il terzo film a rovinarla, ecco perché! Perché me l'hanno massacrata, era un personaggio fichissimo nel primo e nel secondo. Nel terzo è tutto il tempo piangente, triste, incinta, senza scarpe e depressa. Quella faceva il culo a tutti fino a 2 film fa. Ed è questo che fanno i bambini, non fateli! Ecco, vedi? Lei ne ha fatti 2. E c'è morta. Di tristezza, però non di parte. Esatto. Che è un mix. Ci ha ripensato, ha detto come sono 2. Ma invece dicevate che il personaggio più amato in generale è Han Solo, secondo voi? No, è comunque Obi-Wan. Ah, vabbè, secondo sì, me. Sì, io ti parlo solo della trilogia originale. Nell'originale sicuramente era Han Solo perché è il cowboy sì. Dello spazio ed è il quello... Sì. È proprio... è caotico, buono. È Clint Eastwood nello spazio. Sì. Vabbè. Ed è Harrison Ford da giovane che è oggettivamente un figo. Sì. È un personaggio tipo del bruto che però ha un cuore d'oro che comunque, cioè, te squagli come neve al sole. Che gli devi dire? C'è Chewbacca. Esatto, lui a me piace Chewbacca. È assurdo perché è meraviglioso Chewbacca. Possiamo dire che Han Solo è l'unico personaggio che è un amico. Perché nessuno c'ha, cioè lui c'ha Lando e Chewbacca. Sì. Più di perché nessun altro c'ha Lando lo tradisce malissimo, però poi si redime. Però comunque diciamo l'unico amico vero sì è Chewbacca. Vediamo la vera amicizia. Oh, come sei romantico. Direi piuttosto è più a tema, esatto. Allora Claudio, parliamo brevemente di te. Ma che palle. Ha detto brevemente. Brevemente, dai, poi passiamo al quizzettone. Allora, di Matteo non parliamo, no. Scusami. No, io pretendo. Palle. Certo, parleremo anche di Matteo, ma non faremo in tempo a fare niente in realtà. Esatto. Sarà tagliato allora, tutto. Riassumo anche te brevemente. Ti apri il canale Minimad, si pronuncia Minimad o Minimed? Minimed, dove carichi dei video che vanno super virali. Poi con tuo fratello inizi il percorso delle coliche, partecipate a Pechino Express e poi crescete sempre di più in maniera esponenziale. In realtà anche il tuo percorso è un percorso alternativo per cui vi siete fatti da soli, no? La scelta delle foto. Poi c'è stata l'escalation da serio, serissimo. Prendissimo. Queste poi erano le foto che ho trovato. Quella era uno screenshot di una call con Sky. Tu che l'hai fatta? Con Sky? Sì, sì, perché era un set. Qual era la domanda? Allora, la domanda era, anche il tuo percorso è un percorso originale rispetto agli altri per cui vi siete fatti da soli, no? Sì, 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 sì. Io ho iniziato come passione, come... diciamo, avevo visto The Pills, erano appena usciti The Pills,
Avevo detto, cavolo, pure io voglio fare una cosa del genere. Guardavo i loro video, dicevo, ah, vedi qua, avrei fatto questo, quest'altro, eccetera. Ho detto, ma perché non mi faccio i miei? Mi sono preso qualche amico dell'università, qualche amico che è vecchio del liceo. Ho detto, dove vate a fare sta cazzata insieme? Ma Ci vi siamo scrivete messi. insieme i Sì, pezzi, tu e abbiamo tuo cominciato. fratello? Sì, con mio fratello adesso sì. Però all'epoca era un gruppo, adesso non esiste più, si chiama Stone Face. Ah. Che ancora ogni tanto facciamo delle reunion sul canale delle Coliche, giochiamo a nomi, cose e città, facciamo i video così. E quindi all'epoca ci siamo messi a fare questo video un po' per gioco, e poi è nato Minimed, e poi insomma il resto l'hai detto E poi nella tutto il clip molto brevemente, percorso. però è nato come un hobby, come un, così, è Ascolta, nato ma come che vuol dire che divertirsi. facevi il disturbatore ai concerti di J-Ax e È Fedez? che allora io avevo fatto con J-Ax su Rai 2 Sorci Verdi, che è stata la mia prima esperienza, diciamo, fuori dal web. Televisiva, che era questo programma su Rai 2 con J-Ax conduttore, e nel cast c'eravamo io, Michela Giraud, Fabio Rovazzi, Edoardo Mecca, Augusto Pedari, insomma, eravamo avevamo tutti appena iniziato. Rovazzi non aveva fatto ancora niente, Michela nemmeno, faceva stand-up con quattro persone sotto al palco, insomma, eravamo tutti ancora molto in erba. Poi loro sono esplosi o no, questo è un altro discorso. Ma non è vero. E lì ci siamo conosciuti proprio. J-Ax è una persona stupenda, ci siamo tutti affiatati tutti quanti. E a un certo punto, mi ricordo, era il giorno del mio compleanno di anni fa, e J-Ax mi chiama e fa: c'ho un lavoro per te. E io faccio: dimmi di più. Che poi J-Ax è molto. Dimmi di più prima di accettare. E mi ha detto: ah, devi salire sul palco a un certo punto del concerto con delle altre persone vestite da comunisti, con uno striscione, e fate casino. Vabbè, mi sembra una cosa facile, facciamolo. Vado là. Il giorno in cui c'era la data zero, la data zero di J-Ax e Fedez non è una roba con solo i tecnici, era comunque un concerto con 600 persone. Quindi questa era la data Una zero. cosetta. E beh, io arrivo, vado al camerino, saluto J-Ax, faccio: allora, va, fanno caso, allora tu ora preparati un monologo, sali sul palco e ci dici questo monologo. Faccio: aspetta un attimo, non si era detto che devo fare la comparsa con altre persone, con lo striscione. Fa: ma no, ti hanno detto, no, scriviti un monologo e stasera sali sul palco, diamo il microfono e lo fai. Aspetta. Allora mi sono preso subito, datemi un Mac. Sono messo là a Madonna. cercare tutte le cose che dicevano male di J-Ax e Fedez, mi sono fatto sto monologo così, mi sono scritto, lo sono imparato, tutto quanto nel giro di un'ora e mezza, tipo. E poi è andato bene, per fortuna, è lì, quindi ho fatto il finto contestatore che diceva tutte le cose che gli hater dicevano a J-Ax e Fedez, per una trentina, una ventina, non mi ricordo, di date della loro tournée comunisti con Rolex. Rischiando il linciaggio più Rischiando il linciaggio perché volte. dovevo insultare loro e il Perché poi la gente, pubblico. cioè il pubblico non aveva capito che tu eri No, una chi ancora comunque gag. non era esploso le coliche, non ero. No, Cioè. però, cioè comunque tu salivi sul Sì, palco. perché Jax faceva: scusate un attimo, c'è uno che mi sta. Perché io iniziavo da sotto e iniziavo a fare, non so se si può fare, iniziavo a fare così. Tanto Merde, merde, ormai. così, in mezzo al pubblico. E lì Jax faceva: scusate, ora fermiamo tutto, diamo un microfono a questo coglione che ci sta insultando da 2 ore. Ah, fatelo salire. Io salivo con la scusa e No, vabbè. Fino facevo il alla mio. fine non sapevano gli altri che lui fosse D'accordo con Alla fine loro. veniva svelato, Alla infatti, fine veniva nelle svelato. ultime date era un po' il segreto di Pulcinella, capito? Ma invece poi sei approdato anche tu ai veri film proprio classici d'attore. L'ultimo l'ho visto, tra l'altro, a me è piaciuto. Come si chiama? No, odio il Natale a Natale. tutti i Natale a costi. Sì. tutti i costi, con Angela Finocchiaro e Christian De Sica. Ti piace di più scriverti le tue cose oppure invece fare l'attore con un copione già scritto è più comodo e. Guarda, sicuramente è più comodo fare l'attore, nel senso proprio non hai responsabilità se non quella di recitare bene. Cioè io sono abituato a scrivere, organizzare, rimediare la location, rimediare l'attore, fare l'andare, girare il video, poi spesso lo monto anch'io, tutto qua, i sottotitoli, tutto, l'uscita, devi curare tutto dall'inizio alla fine, non da solo chiaramente, Certo. con chi lavora con me. E invece la cosa che mi ha fatto più strano, la mia prima volta su un set cinematografico, è stata proprio arrivare, ti danno l'acqua, ti danno il caffè, ti danno la sceneggiatura, ti impari quelle 3 battute che c'è da dire ogni giorno, perché poi pure lì è un'altra cosa, cioè io sono abituato a fare i video interi, tutti quanti, con tutte le vere scene, invece sui set, cioè 3 battute, abbiamo imparato i signori, devi fare 4 episodi in un giorno, lì c'è quei 3 battute al giorno, devi imparare, poi tutto il resto del giorno stai così, bello, servito e riverito, è stupendo. Poi certo, vedere una cosa invece scritta e pensata da te sullo schermo, è tutto un altro tipo di soddisfazione.
Va bene, dai, sono stata Non rapida e verrei mai più indolore. chiamato da nessuno. Dopo questa cosa non verrei mai più chiamato. No, sto scherzando. No, vabbè, no, dai, in Tu stai parte è scherzando, vero. no? Allora, ragazzi, io adesso vorrei fare il quizzettone, il nostro famoso quizzettone, per vedere chi di voi ne sa di più effettivamente. Matteo. Allora, c'è il nostro buzz qua che potete usare per prenotarvi. Quindi, prima domanda. Nella prima Il trilogia. tavolo è assicurato? No. Nella prima trilogia, tra gli effetti speciali, vediamo lo speeder di Luke. Abbiamo la foto da regia. Non ho bisogno della foto. Volare. Come hanno ottenuto questo effetto? Io non so. No, lo sai o non lo sai? Praticamente è tipo una petta, è un triruote con il quale dovrebbero aver messo con un gioco di prospettiva le ruote dietro, cioè lo speeder poggia letteralmente sopra il terreno, ma non si vedono Io le sapevo dei specchi, no? Gli specchi, ha detto bene Claudio. Porca L'hai miseria. fatto troppo Ma infatti era troppo complicata. complicato. Io l'avevo provato Abbiamo una anche. volta. Hai visto che non so nulla? Abbiamo la foto dove si vedono, sì. infatti. Era più semplice. Allora, domanda numero Bene. Però c'ha le due. tre ruote, vedi? Beh, per forza, mica può volare. Ah, no! Quanto fu Stai cercando di pagato? dirmi? Quanto fu pagato Harrison Ford per la sua interpretazione nel primo film? Vi No, do tre opzioni. zero. Ah. 1.000.000 di dollari, 100.000 dollari, 10.000 dollari. 100.000. No, 10.000 dollari. con io avrei l'inflazione. detto un milione, No, sì, non avevano cioè, è tutto quel vero, perché c'è budget. Era una l'inflazione, sorta di bimu. No, ma in realtà era pochissimo, è vero. però. No, Però infatti, pensavo per lui invece ci cioè, fosse. comunque, però ancora non aveva fatto. Per Vabbè, no. quanti Beh, sì. minuti, altra domanda, per quanti minuti appare Darth Vader in Una Nuova Speranza? Vi do tre opzioni: 12 minuti, 14 minuti, 10 minuti. 12. 12, 12. Queste bravo! Allora, vediamo un'altra. Da chi ha preso spunto Lucas per il personaggio di Chewbacca? Aspetta, Era un cane. Il suo Era un cane, cane, sì. esatto. Questo non è Chewbacca. No, perché ho Dal saltato, cane. avevamo altre domande. Esatto, proprio dal suo Ci sono cane. dei cani che somigliano a Yoda, Invece comunque. E.T. era il gatto di Spielberg, No. no? Ah, Spielberg, l'ha disegnato con l'italiano, Rambaldi. Rambaldi. Ah, no, non lo sapevo, non lo sapevo. Pensa che Come è bel gatto. stato fatto e mosso il personaggio di Yoda, invece? È la marionetta. A Phil Esatto. Tappet. Il burattinaio Phil dei Tappet. Muppets. Era lui, con altri Prima tre doveva essere una burattinai. scimmia. Ah, sì? Sì, doveva essere una scimmia travestita. Comunque, vabbè, se ci pensate è È assurdo come siano pazzesco. riusciti a far realizzare questa cosa. Allora, Guarda quanto è che la Carrie è E infelice, che lui ha era anche però la il. voce. Ah, non lo sapevo. No, Frank Oz. Lui è Frank Oz. Frank Frank Oz, Oz. sì, Sì, è Phil lui. Tappet, mi sono confuso con il Jurassic Park. Lui è Frank Oz che lo muove e ha anche la voce. E gli dà anche la voce. Cosa ha detto lo zio di Luke, Owen, oddio, Greg. No, non Greg, è Lars, a Jurassic Park. Luke di suo padre? Ah, aspetta, no. Aspetta, aspetta, ho tre opzioni. Ho Sì. scritto io le domande e non mi ricordo. Allora, era stato un cavaliere Jedi, era No. stato un signore dei Sith, era un navigatore su un mercantile di spezie, era un pilota di caccia. Era la penultima. Sì, un navigatore su un Navigatore delle mercantile di spezie. spezie, Sì. esatto. Un cargo battente bandiera liberiana. Era un sito, come? Allora, poi con quale soprannome Han Solo chiama Luke Skywalker che lo fa arrabbiare? Bucaroo, ragazzo, Skydancer, Lello. Non so, Lello! puoi vivere un momento di gloria. Lello me l'ha suggerito Lello Alessio. Arena. Me l'ha suggerito Ah, il mio ragazzo, compagno. Ragazzo, ragazzo, è vero. Allora, ragazzi, Bello. io in realtà avevo tantissime altre domande, ma siamo addirittura d'arrivo e non riesco a farvele. Ce le mandi poi su WhatsApp. Ve le mando. Non siamo nemmeno riusciti a vedere il terzo film, la clip, le curiosità, Vabbè, è niente. l'occasione per Torneremo. ritornare. Tornerete, io vi invito, tornate quando volete.
sapete, sono sopravvissuta indenne. Diciamo una puntata saga. Esatto. Esatto. Beh, oddio, indenne no, cioè, vabbè, nel fuori onda. Ho preso un po' di insulti, ma fuori onda, dai, vi siete contenuti. Grazie di essere stati con me. Tornate grazie quando voi, volete, visto che ci sono altri 1000 film della saga. Beh, abbiamo parlato di due, ne mancano altri 7. Sì. Più le serie. Comprese le serie animate. Le serie che usciranno, i libri, i fumetti. I libri e i fumetti, però secondo me qua cinemiamo non è il caso. Staremo qui un mese, credo, esatto, ragazzi. Chiusi. Vabbè. Ci inviti a cena col tuo fidanzato. Perfetto. Grazie ancora e noi ci vediamo alla prossima puntata di Cinemiamo.